Imam čast razgovarati sa legendarnim waterpolo trenerom Ratkom Rudićem. Hvala lijepa, i meni je čast razgovarati sa vama. Sono stata brava? Ottima. Mi sono allenata un sacco. Che è molto difficile perché il croato non è una lingua facile e così anche memorizzare, diciamo, certe parole e come si pronunciano è già una cosa molto molto difficile. Avrò una discendenza sicuro. sì. Senti, chiaramente tutti parlano delle grandi vittorie, non c'è bisogno di stare a ricordarle tutte, perché personaggio, l'abbiamo detto, leggendario. Però facciamo un salto nel passato e ricordiamo il Ratko Rudić, giocatore del Partizan. Se ad oggi tu dovessi allenarti, qual è il consiglio che ti daresti? Intanto di avere una vita più professionale, diciamo, di essere più disciplinato, di lavorare di più. Io sono stato, intanto, quando giocavo, quando mi allenavo molto bene. Però, diciamo, siamo stati in un periodo dove non c'era un professionismo come oggi, certo, dove ti dedichi tanto tempo alla preparazione, alla vita, alla tutta manutenzione di tutto questo che serve per avere un gioco di alto livello. Noi siamo stati un po', era un periodo dove c'è anche un po' di alla vita boheme, siamo stati, diciamo, in certe situazioni quando invece dovevamo fare una vita sportiva. Certo. Così, ecco, questo è il... Però il periodo era questo, comunque abbiamo giocato una bella pallanuoto, ma se fossi, diciamo, allenatore avrei chiesto da me, diciamo, di essere più disciplinato, più professionista. Rimanendo sempre in quel periodo, facciamo un nome importante, Orlić. Quanto è stato importante nella tua crescita? Quanto ha influito? Era un allenatore che è stato molto importante per la crescita della pallanuoto ex jugoslava, è stato abbastanza analitico nella sua programmazione, ho passato con lui tanto tempo, ho imparato moltissimo, però dopo quando sono diventato allenatore, soprattutto quando sono diventato allenatore di prima squadra o di squadra nazionale juniores, io ho preso una mia strada che è un po' diversa e portato questa metodologia di lavoro e tutto quanto fino ad ora. Ora andiamo un pochettino in avanti, tre date, 84, 88, 92 e 2012. Fra queste c'è anche il mio anno di nascita, ma io non sono stata così fortunata, cioè, e brava soprattutto. Quattro ori olimpici, non è sicuramente una cosa da tutti, ma qual è il segreto per essere così vincente? Cioè, ti devo sfregare la mano così un po' di lo divento pure io? Non lo so. Ma diciamo che io quando ho smesso di giocare sono diventato un allenatore con una grandissima ambizione, quasi lavorato, quasi maniacale su tutti i campi. Ho coperto, diciamo, la professione a 360 gradi, ho creato, io sono uno dei primi che ha creato un grande staff tecnico con diversi esperti per varie discipline, psicologo, fisiologo, preparazione, con analisi video, a quell'epoca non è che ci sono state tante, certo, abbiamo fatto analisi sia funzionale, quanti metri, quanti questi, sia analisi statistiche e così. Così devo dire che ho lavorato moltissimo, il pallanuoto era la mia vita, io sono stato impegnato 24 ore, ho avuto fortuna di avere le generazioni di ottimi giocatori, perché alla fine puoi essere, non so, il miglior allenatore al mondo, però se non ce l'hai i giocatori bravi non riesci a fare, certo, questi risultati. Diciamo, comunque tutto insieme, anche con organizzazione della federazione, con organizzazione dello staff, giocatori, diciamo, deve essere una sinergia
che ti porta avanti di ottenere Chiaro. questi risultati. Hai parlato di ottimi giocatori, io ne voglio ricordare tre del passato. Tu mi devi dire se fra questi tre, insomma, se ritrovi nei giocatori attuali le caratteristiche di questi tre giocatori. Allora, Sostar, Milanovic e poi Simench. Ma io intanto voglio dire una cosa, molte volte i giornalisti mi chiedono perché io ho allenato quasi tutti i migliori giocatori al mondo, perché allenavo diverse squadre nazionali, Per vincere quattro ori olimpici. io ho sempre un po' evitato di nominare i giocatori, di distinguere anche perché ogni generazione porta i giocatori diversi. Sicuramente questi tre giocatori sono stati molto importanti per i risultati che abbiamo fatto, però devo dire che abbiamo avuto molto di più i giocatori che sono stati altrettanto importanti. Sì, che oggi ci sono i giocatori portieri e giocatori simili a questi che tu hai nominato, ci sono, però è una generazione diversa e adesso è un periodo diverso e penso che in questo periodo questi giocatori che adesso sto allenando sono ancora più forti che questi prima. Però fare i paragoni tra diverse generazioni è molto difficile. Il pallanuoto di oggi è uno sport che molto chiede, che è molto difficile, così questi giocatori hanno veramente le caratteristiche eccezionali. Verso quale direzione sta andando la pallanuoto, visto anche il cambiamento delle regole? Pallanuoto come degli altri sport di squadra va sempre in una direzione di più velocità, più la forza fisica, o forza fisica considerando diciamo, contatto fisico, contatto con i giocatori che noi ce l'abbiamo in acqua. E adesso anche la tecnica della pallanuoto, tattica individuale, si adegua, diciamo, un po' a questa velocità, a questa forza e diciamo che molte partite importanti, finali che si giocano per medaglia d'oro, si giocano, sì, c'è un elemento che non ho detto, però si giocano sulla velocità, su scontro fisico, ma la cosa più importante è la preparazione psicologica. Chi ha forza, una tenuta mentale migliore e ha un Ha un vantaggio anche vantaggio. di vincere. Abbiamo parlato di pallanuoto, però io voglio sapere di più. Io so che ti piace la pittura, che Sì. ti piace la cucina, che ti piace. Mangiare. Ma è vero questa cosa che mi hanno detto della pittura, ma Sì, dipingere anche tu? E è la vero. No, musica adesso no. pure? Sì, è la musica pure, sì. Io ho cominciato a studiare l'architettura a Zagabria e avevo anche le lezioni da famosi pittori che stavano a Zagabria a quell'epoca e ho fatto molti quadri che ho regalato ai miei amici. Adesso non ho tempo di fare niente e quando vado in pensione, diciamo, comincio a diciamo fare la pittura di nuovo e perché questa è una cosa che mi piace moltissimo, che io anche seguo quando è possibile, diciamo, alcune esibizioni, alcuni pittori e sì, questa è una cosa che era una scelta quando ero giovane di prendere questa parte artistica o questa parte Questa parte sportiva. sportiva. Dopo ho scelto sport, ma mi piace comunque, allo stesso modo mi piace anche l'arte. Io ti ringrazio molto, però non mi lasci con una chicca che non so, non hai mai detto a nessun giornalista e vuoi dire a me che ho pure imparato il croato. Ma io ho avuto molte interviste e ho detto molte cose. Vabbè, ci Adesso sarà un qualche no, cosa non di segreto. eh, eh, eh,
I segreti, innanzitutto, non sono abituato Non si dicono, me lo no, dice nell'orecchio dopo. dopo nell'orecchio, va bene. Grazie mille, in bocca al Prego, lupo per il crepi resto della lupo, stagione. crepi lupo. Ciao ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Volevo dirvi che alla fine Rudice non mi ha svelato nessun segreto nell'orecchio, ma mi ha promesso che mi farà un ritratto. Che dire, incredibile. Ciao, alla prossima puntata.